Ed è così che in una mite mattina di maggio, quando l'aria era ancora fresca, ma non troppo, e il sole incominciava a farsi sentire, a bordo della nostra macchina abbiamo attraversato una parte della Toscana per arrivare in questo posto, vallata di colline, campi verdi, strade ghiaiate terribili. La Val d'Orcia, terra di vino e frumento, di antichi casolari e storia, di gente laboriosa e gentile. La nostra prima tappa, Montalcino. La porta d'ingresso alla Val d'Orcia si innalza sopra tutti i campi. Le stradine e le vie si intrecciano al suo interno, allargandosi in piccole piazze dove ristorantini e artigiani vendono i prodotti tipici: crostoni, pici, pecorino, chianina e il brunello di Montalcino. Ma i protagonisti indiscussi sono loro, i cipressi, vere e proprie attrazioni. Sparsi per tutta la vallata, sono ricercati dai fotografi. Lungo una strada a forma di S, in cerchio, a boschetto oppure allineati dall'agriturismo Covili per creare, specialmente con la luce del tramonto, un'atmosfera romantica. È per questi i romantici che la Toscana ha tanto da offrire. La città di Pienza ne è una prova. Una stretta strada si addentra tra le mura, percorrendo negozi di ogni tipo e sfociando davanti all'imponente Duomo di Santa Maria Assunta. Lungo le mura, la via del Casello, è possibile fare un aperitivo di fronte alla fiabesca vallata che delicatamente si colora di giallo, intensificando i colori dell'erba. L'indomani la sveglia è suonato presto presso l'agriturismo La Poderina. I gracidii della notte hanno lasciato posto ai cinguettii delle rondini, che volavano alte nel cielo sopra una distesa di vigneti, mentre la nostra stella giocava a nascondino tra le prime luci del mattino. Prima tappa della giornata, le Terme di San Filippo. Si raggiungono a piedi dopo un breve tratto nel boschetto e offrono vasche naturali dove scorre acqua dall'odore di zolfo e calda.
gratuite e rilassanti sono il modo migliore per trascorrere un paio d'ore. Raggiungiamo poi l'abbazia di Sant'Antimo. Isolata nel mezzo della vallata. Al suo interno vengono riprodotti canti gregoriani che portano inevitabilmente l'immaginazione al Medioevo e rendono ancora più intensa l'atmosfera di questo luogo. Ripercorriamo poi la strada che ci porta alla zona dei cipressi della Val d'Orcia. Ma ci rassegniamo presto all'idea che non troveremo parcheggio. E così optiamo per raggiungerli dall'interno, attraverso una lunga passeggiata sotto il sole di mezzogiorno. Attraverso loro, il cuore della Val d'Orcia, che si passa per distese d'erba medica, di campi di frumento e stradine polverose, che talvolta portano ai cipressi, talvolta ad un casolare, ad un albero solitario nel bel mezzo di niente, oppure ti fanno perdere mescolandosi tra le tante linee. Sono loro che ti rimarranno dentro con quel senso di libertà e felicità che la natura di queste colline è in grado di trasmettere.